Grazie a Simone per averci permesso di venire qui a presentare oggi la mostra di cui diamo un'anticipazione, come avete visto, nell'atrio delle vetrerie. In qualche modo noi vi riportiamo forse all'inizio di questa giornata e in particolare alla premiazione ai premi dati del concorso di fotografia archeologica assegnati appunto nel corso di questa manifestazione. In qualche modo quello che noi vogliamo presentarvi oggi è l'inizio di un percorso durato anche più di un secolo, come vedremo, che ha portato quindi alla rappresentazione, dalla rappresentazione fedele del terreno alla sua riproposizione dal 2D, sostanzialmente da due dimensioni a tre dimensioni. Quindi lo sforzo che vi chiediamo è quello di tornare esattamente alle origini e in qualche modo di entrare nell'ottica e riconsiderare quelli che furono proprio i primordi che portarono e spinsero Giacomo Boni, un personaggio assolutamente eclettico, laddove eclettico forse è anche una parola riduttiva per definirlo, a testare tutte le possibilità tecniche di cui potesse disporre in quel momento per documentare e nello stesso tempo riproporre fedelmente ciò che andava scoprendo sul terreno sia nel corso degli scavi del Foro Romano che, come potete vedere nei pannelli che sono esposti nella sala accanto a questa, nel resto d'Italia. Dunque, il lavoro che noi presentiamo qui è in realtà il risultato di uno studio che è in corso da diversi anni e che è avviato in collaborazione tra la Cattedra di Aerofotogrammetria dell'Università del Salento e la Sovrintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, e quindi vede la cooperazione anche fra il professor Giuseppe Ceraudo e Patrizia Fortini, che non è qui, ma che collabora a questo progetto. Questo contributo nasce proprio dalla necessità di ricostruire in maniera sistematica i tempi e le modalità con cui si è svolto quello che possiamo considerare il primo caso a livello europeo di applicazione della fotografia aerea alla ricerca archeologica. È il rilevamento plano-altimetrico della Valle del Foro Romano attraverso le fotografie aeree eseguite da un pallone frenato. L'importanza assegnata da Giacomo Boni al momento della documentazione grafica e fotografica dello scavo, unita alla completezza della sua formazione, qui si accennava prima, una formazione di impronta assolutamente scientifica e alla grande apertura nei confronti della cultura europea dell'epoca, portarono l'allora direttore degli scavi forensi a rendersi promotore di un'impresa mai tentata prima, ovvero la collaborazione con il genio militare. Le numerose foto aeree realizzate dagli aerostieri in più occasioni confermano la sistematica adozione di un metodo da parte di questo studioso che ebbe il merito di applicare per primo le tecniche di ripresa aerea in campo archeologico. Si tratta di una collaborazione iniziata, come potete vedere dalla minuta conservata presso l'Archivio di Stato che vi presentiamo qui, e firmata dal Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli nel giugno del 1899 e che ha come secondo elemento di spicco il capitano Maurizio Mario Moris, che insieme al Boni compì le prime ascensioni sul foro, in seguito alle quali decise di finanziare personalmente gli scavi. Maurizio Mario Moris è un personaggio forse meno noto in ambito archeologico, ma è assolutamente uno dei pilastri della storia dell'aeronautica italiana, al punto tale da esserne considerato uno dei padri fondatori. Fu il primo militare italiano, il 14 giugno del 1894, a compiere un'ascensione libera con un pallone costruito con mezzi propri, il Durand de la Penne, ed ebbe dal 1892 il comando della Compagnia Specialisti del Genio. È all'interno e nell'ambito di questa compagnia che nel 1884 fu costituita la prima sezione aerostatica dell'esercito italiano, presso la quale venivano studiati i nuovi ritrovati della scienza e della tecnica nelle loro applicazioni alle attività militari. All'interno della sezione aerostatica, che aveva sede nella caserma Cavour e che potete vedere raffigurata nella immagine in basso a destra, fu istituita nel 1895, proprio per volontà di Maurizio Mario Moris, una sezione fotografica che fino al 1935 è stata ospitata a Monte Mario presso Villa Mellini, che non è nient'altro che l'attuale sede dell'Istituto Nazionale di Astrofisica o l'Osservatorio Astronomico di Roma.
facile quindi intuire come la nascita di questo nuovo servizio fotografico militare all'interno del reparto aerostieri facesse sì che la fotografia fin dagli inizi fosse strettamente legata al volo. E, un esempio di questo legame, una prova tangibile, è negli affreschi che sono conservati proprio nell'ex studio personale di Morris, che è attualmente il salone centrale del primo piano della sede di Villa Mellini, e che sono opera di un geniere, il geniere Boscarino, e che documentano alcune tra le attività più significative della sezione aerostieri del Terzo Reggimento Genio. Questi affreschi rappresentano le tappe fondamentali che hanno segnato il passaggio dai primi esperimenti di telefotografia nel 1896 alla realizzazione dei voli con l'idrovolante L1 nel 1915. E in qualche modo possono essere considerati come una somma delle attività in cui era impegnata la sezione fotografica del Genio Militare e dei risultati ottenuti nel periodo pionieristico dell'aeronautica italiana. Ora, tra tutti questi affreschi spicca quello in cui sono raffigurate le operazioni di rilievo del faro romano con il pallone Draken. Abbiamo messo a confronto l'affresco con un'immagine contemporanea pubblicata dal Tardivo. Quindi, come potete vedere, le scene sono improntate a un forte realismo e gli aerostieri al foro romano sono ritratti all'interno della Basilica Giulia, sullo sfondo del Tempio dei Dioscuri e della Chiesa di Santa Francesca Romana. Sono evidenti quindi le analogie con la foto che avete alla vostra sinistra e che vede appunto il pallone Draken in volo sul foro con il Campidoglio sullo sfondo e l'arco di Tito. Ora, insieme al pallone sferico, il pallone drago che abbiamo visto nella immagine precedente, detto anche il cervo volante, era l'aerostato impiegato per le ascensioni frenate militari. Il Draken in particolare approfitta della componente verticale del vento per restare in volo, e con un asse inclinato di 30 gradi. Si compone di un involucro cilindrico con estremità emisferiche e un diaframma interno che divide il cilindro in due parti disuguali per impedire le deformazioni del pallone. Un timone e una coda garantivano una maggior stabilità alle variazioni del vento e la navicella per l'equipaggio e il cavo di ritegno, ancorata al suolo, erano collegati a una cintura di tela posta lungo l'equatore. Nello schema invece che vedete questa slide a destra, vengono illustrate le caratteristiche tecniche di un altro pallone utilizzato nel corso di queste operazioni, il pallone sferico. Ci teniamo a illustrarvi le caratteristiche di queste innovazioni perché, come vedremo più avanti, saranno assolutamente determinanti nella loro applicazione in campo civile proprio per il proseguire, per il procedere dello sviluppo di questi metodi di documentazione. Ora, il pallone sferico era realizzato in spicchi di seta o cotone, cuciti o gommati insieme in modo da essere impermeabili e aveva una curvatura variabile tra gli 800 e i 2000 metri cubi. Dalla navicella un canestro di vimini con sedili e maniglie, sospeso alla rete di canapa che avvolgeva il pallone, fuoriusciva il cavo di moderatore, collegato direttamente al cerchio di sospensione. Una valvola manovrabile dalla navicella, una fune per il distacco di una striscia del pallone e una manica d'appendice garantivano rispettivamente il rapido sgonfiamento e gonfiamento dell'involucro. La foto centrale ritrae un pallone sferico all'interno della Basilica di Massenzio, dove veniva gonfiato per i voli sul foro. La sezione provvedeva da sola alla costruzione dei propri aerostati, sperimentando di continuo nuove soluzioni. E questo è proprio il caso del pallone autodeformatore del tenente Ranza, che è costituisce una delle tante innovazioni tecniche che venivano in quegli anni adottate anche attraverso la loro applicazione ai rilievi fotografici degli scavi del Boni al Foro Romano. Il sistema di ancoraggio del pallone a terra, per concludere questa carrellata sulle caratteristiche tecniche dei mezzi adottati, prevedeva l'utilizzo di un verricello munito di un tamburo intorno al quale era avvolto il cavo di ritegno per regolare l'aerostato e ritirarlo a terra. Ora, in questa foto aerea che ritrae l'area del comizio, sono visibili i punti di ancoraggio a terra delle funi di ritegno. Ora, l'importanza di questa operazione non sfuggiva ai protagonisti della sperimentazione, che diedero eco nazionale e internazionale alle operazioni di rilievo nella Valle del Foro.
alla relazione letta dal tenente Cesare Tardivo, uno dei validi collaboratori all'interno del Genio Militare nella realizzazione, nella sperimentazione di queste innovazioni. Ebbene, alla relazione letta dal tenente Cesare Tardivo al Convegno Internazionale di Fotografia a Bruxelles del 1910 è proprio l'ambito archeologico a primeggiare, e il caso forense è presentato come esempio dei notevoli risultati ottenuti nella resa di quello che veniva definito il vero ritratto del terreno, e che quindi nel 1899 era considerato come il primo obiettivo da raggiungere. Al primo congresso internazionale di fotogrammetria, invece, tenuto a Vienna nel 1913, al caso di Roma si aggiunsero quelli di Pompei e di Ostia, illustrati anche in un pannello tra quelli che sono presentati qui oggi, e venne presentata inoltre alla comunità scientifica internazionale la macchina fotografica progettata dallo stesso Tardivo, con un obiettivo dotato di una messa a fuoco di dimensioni maggiori del doppio rispetto a quello degli apparati tradizionali. Si tratta di una prova ulteriore che, se da un lato gli scavi nel foro non costituivano il fine ultimo per cui venivano realizzate queste innovazioni, dall'altra furono da stimolo per l'ideazione e la sperimentazione pratica di questi nuovi ritrovati, permettendo ai pionieri dell'aeronautica di presentarsi all'estero come portavoce dell'ingegno militare italiano al servizio della cultura. Le foto aeree scattate nel corso delle esercitazioni presso il Foro Romano vennero poste a corredo dei primi manuali di aerofotogrammetria aerea, quello del tenente del Genio Attilio Ranza e quello del Tardivo, che furono pubblicati rispettivamente nel 1907 e nel 1911. Si tratta, come potete vedere, di tre esempi di ripresa a quote differenti dell'area archeologica centrale di Roma e di un fotomosaico dell'area compresa tra il Colosseo e il Campidoglio. Ora, il metodo era stato messo a punto e delineato ben prima assieme a Giacomo Boni, proprio per tentare la riproduzione fotografica dell'imponente scena veduta dall'alto, sono parole del Boni queste, la superficie del foro è stata idealmente divisa in 30 sezioni, alle quali dovevano corrispondere altrettante fotografie. Quindi i due, Boni e Morris, volando a un'altezza compresa tra i 30 e i 500 metri, scattarono foto aeree da utilizzare a corredo della documentazione grafica e fotografica realizzata a terra, in appoggio a quanto registrato sui giornali di scavo. In questa foto è ritratto invece un momento dell'attività degli aerostieri nella zona centrale del foro, nella foto a destra. Sono visibili gli aerostieri in fila, le funi di ritegno verso il lato destro dell'immagine e i carri manovra. Le foto aeree del Foro Romano quindi in qualche modo forniscono una documentazione d'eccezione sullo stato d'avanzamento degli scavi del Boni. E volevamo mettervi a parte di una sorpresa inaspettata che ci ha riservato questa foto, come vedete nell'ingrandimento, in cui è involontariamente ritratto un momento di riposo degli aerostieri che sono immortalati mentre si riparano all'ombra di un plinto della Basilica di Massenzio, oppure sono distesi al sole in totale relax. Accanto a quelle dirette, le foto ci forniscono informazioni di tipo indiretto. Questo scatto, conservato nell'archivio della Sovrintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, riporta la notazione dell'altezza della ripresa, indicata in 300 metri, e confermata da quanto segnalato dallo stesso Boni in una lettera inviata al Ministero della Pubblica Istruzione. Il timbro della sezione fotografica del Terzo Reggimento del Genio Militare, presente su 14 foto conservate presso l'archivio della Sovrintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, è messo poi a suggello di una collaborazione che può essere quindi seguita nelle sue modalità e nei suoi tempi di effettuazione anche sfogliando i quotidiani dell'epoca. Infatti la vasta epoca sulla carta stampata fu conseguenza diretta del successo che queste operazioni riscuotevano sulla opinione pubblica. È un effetto che certamente fu voluto, cercato e sapientemente utilizzato dal Boni. Parlavamo prima della necessità di essere dei bravi divulgatori e di saper comunicare. Ecco, Giacomo Boni fu precursore anche in questo,
fu in grado di sfruttare l'attenzione pressoché costante riservata dai giornali alle manovre del genio militare per dare ulteriore lustro alle attività di ricerca archeologica che andava conducendo nel foro. È proprio grazie a questa sapiente gestione della comunicazione, ineguagliato sarei dire negli anni successivi, da parte del direttore degli scavi, che gran parte delle attività e dei resoconti delle indagini forensi vennero seguite non solo dalle riviste scientifiche, ma anche da testate italiane ed estere come Il Messaggero, La Tribuna, Il Fanfulla e il New York Times. Come avremo modo di vedere anche più nel dettaglio, l'esito più originale quindi di questa attività è nelle lastre fotografiche che riportano le immagini scattate a più riprese dal pallone frenato e che sono conservate negli archivi capitolini, realizzate nel corso del decennio che vide quindi Giacomo Boni alla direzione degli scavi del Foro Romano. E l'esito di questa attività verrà quindi illustrato dalla collega Castriani, a cui passo la parola. Grazie. Buonasera. Allora, io mi ricollego a quanto detto dalla collega e amica Elisa Cella, parlandovi appunto più nello specifico del corpus fotografico, che è il prodotto di questa collaborazione durata tra il Boni e quindi l'ambiente archeologico italiano dell'epoca e il genio militare, durata 10 anni, in un arco di tempo che appunto va dal 1899 al 1909. E che ha portato appunto alla produzione di un corpus di 123 foto, tra cui siamo state, ecco che vedete nel grafico a colonne in alto a sinistra, e tra cui appunto siamo state in grado di isolare un gruppo di 74 scatti unici. Questo materiale ovviamente è stato catalogato e schedato, come vedete dall'esempio di scheda in basso a destra, e quindi ne è stata fatta una specie di mappatura. Le foto sono conservate, come già detto dalla collega, negli istituti stranieri della capitale, tra cui appunto l'Accademia Americana a Roma e l'Istituto Archeologico Germanico, ma soprattutto, come vedete dal grafico, il fondo principale è ovviamente quello della Sovrintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, accompagnata dal Fondo dell'Aerofototeca Nazionale ospitata presso l'ICCD e dall'Archivio Fotografico Comunale. Grazie. Le immagini, di cui qui vedete una selezione, realizzate ad altezze comprese tra i 30 e i 550 metri, ritraggono a differenti livelli di dettaglio le diverse aree di interesse emerse nel corso degli scavi che il Boni conduceva in quegli anni al Foro Romano e al Palatino. A parlarci appunto del primo volo sul foro, da noi datato al giugno del 1899, è lo stesso Boni, che, come ci viene riportato da Eva Thea, la sua biografa, in una lettera a Sir William Baddeley, di cui vedete appunto uno stralcio nella slide, afferma di aver compiuto 3 ascensioni sul Foro Romano e sul Palatino a 400 metri di altezza col pallone del genio militare, in compagnia del tenente Rodinger e del capitano Morris. Occasione questa in cui scattò, a suo stesso dire, qualche dozzina di fotografie delle piante dei monumenti e delle vedute panoramiche che documentano le condizioni del Foro Romano nella primavera del 1899. Un sicuro terminus ante quem per questa prima levata è dato dalla lettera datata 14 giugno 1899 e conservata all'Archivio Centrale dello Stato, dalla quale apprendiamo appunto dell'esecuzione dei rilievi fotografici nella Valle del Foro, per la quale furono messe a disposizione dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli il personale tecnico e i mezzi del genio militare. Le foto aeree scattate in questa prima occasione servirono inoltre, grazie, da supporto alle operazioni di rilievo che in quegli anni venivano effettuate al Foro Romano dagli allievi della Regia Scuola d'Applicazione degli Ingegneri di Roma, i cui risultati furono
pubblicati, si può dire, tempestivamente nei volumi delle notizie degli scavi di quegli anni, da cui appunto sono tratte queste foto. È il valore documentario rivestito da queste prime foto aeree archeologiche ad essere sottolineato dallo stesso Boni, al quale appunto va riconosciuto il merito di aver intuito per primo le possibilità offerte da questo strumento applicato appunto all'archeologia, ai fini sia della documentazione delle diverse fasi dello scavo e sia appunto della completezza appunto della presentazione dei risultati delle ricerche che conduceva in quegli anni. Tra gli elementi di datazione interna riconducibili a questo primo volo segnaliamo l'anastilosi delle colonne onorarie riferita dai giornali dell'epoca. Vediamo qua una illustrazione tratta appunto dall'illustrazione italiana del 29 gennaio 1899 al mese di gennaio dello stesso anno. E vediamo invece nel dettaglio della foto aerea riconducibile a questa occasione le ombre portate delle colonne che appunto ne attestano l'avvenuta elevazione. Una seconda levata, realizzata nell'autunno del 1899, è attestata dal carteggio intercorso tra la direzione degli scavi al Foro Romano e il Ministero della Guerra, in particolare in una lettera datata 17 agosto 1899 è contenuto il riferimento alle disposizioni prese in merito all'esecuzione di rilievi fotogrammetrici del Foro Romano da parte della sezione fotografica della Brigata Speciale del Genio nella successiva stagione autunnale. A questa specifica occasione di ripresa è stato possibile ricondurre alcuni scatti, tra cui appunto quello proposto nella slide in alto a sinistra, effettuati in un momento successivo alle demolizioni del primo lotto di case moderne esistenti nell'area della Basilica Emilia. Sappiamo infatti dalla documentazione d'archivio che le cosiddette case fiori furono abbattute nel mese di agosto del 1899 per poter procedere ovviamente alle operazioni di scavo dei resti della basilica sottostante. L'effettuazione di ulteriori esercitazioni aerostatiche da parte del Genio militare nell'area archeologica centrale di Roma è attestata da questo articolo del Messaggero, riportante la data del 16 novembre 1900, in cui vediamo il pallone, l'aerostato sferico, librarsi sopra la Torre Capitolina, appunto la piazza del Campidoglio. A questa stessa occasione sono state ricollegate una serie di foto che testimoniano l'avvenuta demolizione della tranvia che passava davanti alla chiesa di Sant'Adriano e che qui vediamo in una foto aerea del 1899 nel punto indicato dalla freccia e rispettivamente in una veduta panoramica e in una ripresa da terra della situazione antecedente gli scavi Boni. Apprendiamo dalla fitta corrispondenza avviata tra il direttore degli scavi al Foro Romano e Sir William Badley che ai primi di ottobre del 1899 Boni era riuscito ad ottenere dal ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli il permesso di procedere alla demolizione della suddetta strada. Demolizione che ovviamente era funzionale da una parte all'avvio degli scavi della Curia, dall'altra alla prosecuzione di quelli già iniziati in precedenza dell'area antistante il comizio, come attestano le foto che vedete in slide. Un altro elemento interno di datazione che è stato possibile ricondurre a questa terza levata è costituito dalla demolizione della chiesa di Santa Maria Liberatrice, che vediamo ancora in piedi in questa foto aerea precedente al mese di gennaio del 1900, quando viene attestato dalla documentazione d'archivio e ulteriormente confermato dai giornali dell'epoca l'abbattimento dell'edificio, di cui ci rimane un'accurata documentazione grafica che vedete selezionata in questa slide. Nelle foto successive a questa data sono visibili le strutture indicate dalla freccia relative allo straordinario palinsesto della chiesa di Santa Maria Antiqua, riportata in luce in seguito alla demolizione della soprastante chiesa seicentesca.
Il puntuale confronto istituibile con i rilievi pubblicati dallo stesso Boni nelle notizie degli scavi del 1901 porta infine a ricondurre a questo momento l'effettuazione delle foto aeree con in dettaglio l'area dello scavo della Fons Iuturne che sappiamo aver avuto luogo appunto nel 1900. Una conferma indiretta di questa ricostruzione viene fornita inoltre da un articolo comparso nell'Illustrazione Italiana del 9 dicembre 1900, in cui è contenuto un esplicito riferimento all'esecuzione di foto aeree in corrispondenza dei diversi settori interessati dagli scavi del Boni, tra cui è menzionata per l'appunto la fonte di Giuturna. Nell'immagine tratta dall'articolo è ritratto il pallone sferico che si libra in volo sul foro. Ai primi giorni del mese di dicembre dello stesso anno può essere ricondotta una quarta levata, effettuata in occasione della grande piena del Tevere, che con una portata di colmo di 3.300 metri cubi al secondo provocò l'inondazione della Valle del Foro, ampiamente documentata peraltro dalle principali testate giornalistiche dell'epoca, attestata da queste immagini tratte dall'Illustrazione Italiana del 9 dicembre 1900. Al mese di marzo 1906 risale la notizia dell'effettuazione di un'ascensione aerostatica del genio militare nell'area archeologica centrale di Roma, secondo quanto riportato da un articolo dell'Illustrazione Italiana del 18 marzo 1906, da cui sono peraltro tratte queste suggestive immagini aeree di Roma, in cui si riconoscono facilmente il Colosseo, il Corso del Tevere e la Piazza San Pietro. Che attesta inoltre il forte impatto emotivo che le esercitazioni dei militari dovevano provocare nell'immaginario collettivo, in un'epoca ancora lontana dai viaggi aerei. A questa stessa occasione è stata ipoteticamente ricondotta la menzione contenuta nelle memorie storiche della Brigata Specialisti del Genio per l'anno 1906, relativa all'effettuazione di una campagna fotogrammetrica dal pallone nella città di Roma. A questa elevata sono state ricondotte una serie di foto raffiguranti l'area centrale del foro romano in cui compaiono il cosiddetto Ecus Domiziani e il Lacus Curtius, che sappiamo essere stati riportati in luce tra il 1903 ed il 1905, secondo quanto registrato nei giornali di scavo del Boni ed ulteriormente confermato dalla stampa dell'epoca. Un ulteriore elemento datante va sicuramente riconosciuto nella presenza della copertura definitiva del Niger Lapis, realizzata in lastre di piombo e ghisa tra il 1905 e la primavera del 1906, secondo quanto attestato dalla documentazione d'archivio relativa all'esecuzione del progetto dei lavori. Copertura che andava a sostituire una precedente tettoia provvisoria approntata dal Boni all'inizio dello scavo, che risale al 9 gennaio del 1899 e che rimarrà in uso fino agli anni 60 del secolo scorso, quando a seguito degli scavi romanelli l'area del comizio fu risistemata con l'uso di cemento e vetrocemento. Un sicuro terminus ante quem per questa quinta levata è costituito infine dalle pubblicazioni di alcune di queste foto a corredo iconografico del manuale di aerofotogrammetria del tenente Attilio Ranza, dato alle stampe nell'anno 1907. L'ampio spazio riservato alle immagini di carattere archeologico è indicativo dell'importanza assegnata a questo specifico ambito di applicazione nelle sperimentazioni che venivano in quegli anni effettuate dai nostri militari nel rilevamento topografico del terreno. Nel libretto personale del capitano Moris, conservato all'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, è menzionata per l'anno 1909 la realizzazione di un volo finalizzato all'effettuazione di riprese fotogrammetriche sulla zona archeologica di Roma, una coincidenza significativa se confrontata con l'immagine pubblicata nel manuale del capitano Cesare Tardivo, datato all'anno 1911, con il titolo di Pianta topofotografica della zona archeologica di Roma. Si tratta appunto di un fotomosaico formato dall'unione di tre scatti consecutivi presentati dallo stesso Tardivo al Convegno Internazionale di Fotografia di Bruxelles del 1910, in occasione del quale vengono evidenziate dal capitano del Genio le potenzialità insite nell'applicazione della nuova tecnica aerofotogrammetrica alla ricerca archeologica, ai fini del corretto posizionamento e rilevamento delle strutture visibili, nonché dell'individuazione di quelle ancora sepolte.
A conferma ulteriore della datazione di quest'ultima levata viene richiamata la demolizione delle cosiddette case Philips, sorte nell'area della Basilica Emilia, che qui vediamo ritratte in una foto aerea e in due riprese da terra risalenti al 1900. Si tratta del secondo lotto di case private esistenti tra via Cavour e via Salaria Vecchia, che fu demolito per procedere agli scavi della Basilica Emilia. Le tre case, acquistate appositamente per essere espropriate dal magnate sudafricano Lionel Phillips per una cifra di 165.000 lire, furono demolite nell'estate del 1906, come riportato nel taccuino di scavo del Boni e confermato dalla stampa internazionale dell'epoca, per procedere appunto all'ultima azione degli scavi della Basilica Emilia. A quest'ultima occasione di ripresa è stata infine ricondotta una foto aerea che ritrae il Vittoriano in una fase avanzata di costruzione. Sono infatti visibili nella immagine a sinistra e in quella in alto a destra le guide delle colonne per la seconda galleria già innalzate. Lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del monumento a Vittorio Emanuele II, iniziati nel 1885, ben si addice ad una data prossima all'inaugurazione del monumento, che sappiamo essere avvenuta il 19 novembre del 1911, come ci viene ulteriormente confermato dal documento sulla destra, che ne commemora l'ultimazione dei lavori. Riassumendo, a conclusione di questo excursus sul materiale aerofotografico storico relativo all'area archeologica centrale di Roma, l'analisi incrociata dei criteri interni ed esterni di datazione alle foto ha reso possibile l'individuazione di almeno 6 occasioni di ripresa distribuite, come dicevamo prima, nell'arco cronologico di 10 anni, compresi tra il 1899 ed il 1909. Ovviamente ad arricchire ulteriormente questo quadro, sottoponendolo alla necessaria operazione di verifica e controllo, contribuiranno i dati risultanti dallo studio della documentazione originale di scavo, purtroppo in gran parte inedita, conservata presso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma. Sulla base del confronto appunto con le riprese a terra, i rilievi e i giornali di scavo, le foto aeree del Foro Romano potranno fornire un contributo alla conoscenza della topografia dell'area archeologica centrale di Roma attraverso la ricostruzione dei tempi e delle modalità di svolgimento degli scavi e l'attestazione dell'esistenza di monumenti non più esistenti. Grazie.